Anticipazioni il segreto. Trama puntate dal 23 al 28 settembre 2019. Don Anselmo tenta il suicidio. Lunedì 23 settembre 2019. Isaac si presenta in dispensario, pronto a discutere con il dottor Alvaro, di cui non si fida affatto. Fernando si comporta davvero gentiluomo con Maria. Il suo desiderio è di fare breccia nel suo cuore per convincerla a lasciare Roberto. Dice di essere stato sconfitto e che ciò che lo rende triste non è tanto abbandonare la casona, quanto distaccarsi da lei. La giovane sospetta che non sia sincero, ma in realtà il Messia vuole solo deporre l'ascia di guerra, accettando di aver perso senza tessere intrighi o cercare vendetta. Fernando in seguito viene misteriosamente convocato da alcuni uomini che gli affidano un incarico. Nel frattempo Roberto e la Castagneda organizzano i documenti per l'acquisto della loro nuova casa. Per lo stupore di Antonina e Dolores, Isaac non reagisce male quando gli danno la notizia dell'imminente matrimonio di Elsa e Alvaro. Dice che qualcosa non lo riguarda. Nel frattempo la Laguna e il medico fanno rosei i progetti per il futuro, affermando di essere molto contenti di essersi conosciuti. La vita ha donato loro una seconda possibilità. Martedì 24 settembre 2019. Isaac decide comunque di presentarsi al cospetto del dottore per dirgliene quattro. Tutto d'un fiato afferma che ha capito che non ama la donna che sta per sposare e lo mette alle strette. Se farà del male alla sua amata, gliela farà pagare a caro prezzo. Inoltre lo terrà a vista d'occhio in modo che non la danneggi. Alvaro poi fa una misteriosa telefonata in cui parla del piano che ha in mente contro la sua promessa sposa. Quest'ultima spalanca la porta all'improvviso. L'uomo teme di essere stato smascherato. Il sergente Cifuentes si accorge che la notizia che è apparsa sul giornale riguardante la fuga in Portogallo dei Molero era solo un tentativo di depistaggio. Adesso che sono apparsi i corpi di due uomini, farà di tutto per scoprire la verità. Per tale motivo, dopo un'attenta analisi, capisce che chi potrebbe conoscere tutto è Don Anselmo. Pertanto si reca al suo cospetto per interrogarlo. Melitò non può rifiutare l'interrogatorio e si reca subito da Carmelo per riportargli la novità. Mercoledì 25 settembre 2019. Puntata pomeridiana. Don Anselmo è pronto a raccontare tutta la verità al sergente. Alvaro si accorge che Elsa non ha ascoltato alcunché di compromettente e per distrarla le parla della visita che gli ha fatto a Isaac, precisando di essere stato trattato con disprezzo. La ragazza non può credere alle sue orecchie e decide di recarsi dal guerriero per invitarlo a restare fuori dalla sua vita. Successivamente il Fernandez porta la sua promessa sposa in un posto speciale. Si tratta di una tenuta, è lì che vuole costruire la loro casa. Dopo aver terminato l'interrogatorio con il sergente Cifuentes, Don Anselmo è devastato dai sensi di colpa. Poi cede e fa capire che Don Berengario e Carmelo sono responsabili di ciò che è accaduto ai Molero, che hanno violentato la povera Julieta Uriarte. Il sindaco e il prete poi vengono prontamente avvisati da Meliton su quanto accaduto. Carmelo a casa di Severo aspetta l'arrivo della Guardia Civile. È chiaro che adesso finirà in prigione. E infatti poco dopo ecco arrivare il sergente. Mercoledì 25 settembre 2019. Puntata serale su Rete 4. Fernando paga gli uomini che ha assunto e gli affida una missione molto importante. Che cosa riguarderà? Marcella e Mattias, con l'aiuto di Dolores, fanno una singolare scoperta su Roberto. I cittadini di Puente Viejo rendono omaggio a Meliton,
Spiegano che anche se non ha vinto il premio di sceriffo dell'anno, per loro è una persona di cui non potrebbero fare a meno. Il sergente convoca Don Berengario e Carmelo e precisa loro che anche se non è in possesso di tutte le prove, potrebbe arrestarli da un momento all'altro, con gravissime accuse. Nel frattempo Don Anselmo è devastato dai sensi di colpa e va incontro ad una vera e propria crisi di fede. Chiede a tutti di essere lasciato solo. Don Berengario e Raimundo scoprono poi che il sacerdote è piombato nel nulla e si mettono sulle sue tracce. Lo ritrovano in lacrime e in preda a terribili rimorsi di coscienza, per giunta sull'orlo di un dirupo. Meliton ringrazia i suoi amici per il bellissimo regalo ricevuto. Alvaro vuole costruire la casa con cui andrà a vivere con Elsa, in un luogo molto caro alla ragazza. L'uomo dunque si accinge a negoziare immediatamente l'acquisto del terreno. Avvertito da Raimundo, Franziska visita Julieta e cerca di tirarle sul morale, con un discorso veramente inaspettato ed emozionante. Marcella va ad Antonina e la rattrista profondamente, ricordandole che Mattias non l'amava quando l'ha sposata. La locandiera così ricorda dolorosamente Beatrice Dos Casas. La donna è molto scossa e turbata. Quando il marito rincasa con la piccola Camelia, gli chiede di dirle la verità. La ama oppure no? Il giovane la spiazza con una romantica dichiarazione di intenti. Tiburcio comunica a tutti che dovranno prendersi cura di un animale del circo che si è ammalato, Pancio, il leone. Giovedì 26 settembre 2019. Con in mano sforzo, Raimundo e Don Berengario riescono a convincere Don Anselmo a non lanciarsi nel vuoto. Alvaro riconosce che il problema che lo affligge è il fatto di non possedere i soldi necessari per pagare la proprietà che vuole acquistare. Elsa gli fa notare che ciò che lui ritiene un ostacolo è in realtà cosa da niente. Pagherà lei. Successivamente, quando la donna si allontana, il Fernandez fa una misteriosa telefonata in cui annuncia al suo complice che tutto sta andando per il verso giusto. Isaac prega Antonina di non comportarsi male con Marcella e non solo, di iniziare ad adottare un comportamento corretto anche con gli altri abitanti di Puente Viejo, altrimenti resterà sola. L'ex ancella così decide di recarsi dai locandieri per chiedere scusa a Marcella e qui apprende con grande disgusto che Alvaro e la sua promessa sposa resteranno a Puente Viejo, in quanto hanno acquistato un terreno nelle vicinanze per costruire la casa dei loro sogni. Venerdì 27 settembre 2019. Antonina si reca dal Varo per protestare. Non ha mantenuto la parola data e non ha rispettato i patti. Perché? Il dottore reagisce in maniera inaspettata. Paco il leone è scappato. E a Puente Viejo si diffonde il panico. Tutti temono di imbattersi in lui. Franziska è molto soddisfatta del lavoro condotto da Prudenzio, che prima della partenza di Fernando ha rivisto tutto l'operato svolto da quest'ultimo. Tuttavia qualcosa lo delude profondamente. Don Anselmo continua ad essere devastato da terribili sensi di colpa per aver messo nei guai i suoi amici, mentre Julieta continua a stare male e Saul non sa proprio come comportarsi. Il giovane Ortega rincasa da lavoro e trova consuelo intenta a piangere a dirotto. Singhiozzando, la donna dice che la nipote è sparita nel nulla. Dove si sarà cacciata? Tiburcio intanto non sa dove possa trovarsi il leone. Sabato 28 settembre 2019. Alvaro fa notare ad Antonina che dopo quello che è successo dirà la verità sulla sua gravidanza. La ragazza è profondamente disgustata da lui e decide di metterlo in cattiva luce con Isaac. Allo stesso tempo Elsa è entusiasta di ciò che l'attende e decide di rinviare la vendita delle sue proprietà fino a quando lei e Alvaro non saranno diventati marito e moglie. Nessuno sa dove sia finita Julieta,
ma Saul nutre qualche sospetto. Dopo tanto vagare, la ritrova tutta sola nel luogo in cui è stata salvata da Carmelo e dal prete. Qui lei inizia a reagire e il suo amato si accorge che è determinata a riprendere in mano le redini della propria vita. Più tardi Lauriarte incontra i suoi amici. In lacrime racconta tutto quello che le è successo. Intanto nel negozio dei Miranar iniziano i preparativi per l'arrivo di Pancho, il leone. Tiburcio arriva con una brutta notizia. Don Anselmo è in piena crisi spirituale e si sente in colpa per aver messo nei guai Don Berengario e Carmelo, che potrebbero anche essere arrestati. Per questo motivo comunica tutte le sue intenzioni. Lascerà Puente Viejo per rifugiarsi in un luogo isolato. Sarà cioè in ritiro spirituale per un bel po' di tempo. Per questo motivo lascerà la parrocchia e d'ora in poi Don Berengario sarà l'unico sacerdote di Puente Viejo. Anticipazioni Il Segreto, puntate di novembre 2019. Lola e Prudenzio si baciano. Molte settimane dopo la partenza di Julieta e Saul da Puente Viejo, una nuova appassionante storia d'amore ci terrà incollati al teleschermo. E questa storyline nuova di zecca, come riportano le anticipazioni Il Segreto sul mese di novembre 2019, vedrà come protagonisti Lola, un nuovo personaggio molto somigliante a Pepa Balmes, e Prudencio Ortega. In un nostro precedente video vi abbiamo rivelato che l'Ortega acquisterà la Bottega di Fe, dove, oltre a vendere vini, si interesserà anche di un'altra attività, diventerà un usuraio. La bella e dolce Lola si presenterà al suo cospetto per chiedergli un prestito, affermando che glielo salderà non appena sarà convolata a nozze con il suo fidanzato. Purtroppo tutto questo non avverrà e la donna non potrà fare altro che chiedergli di riscattarlo lavorando. Ebbene sì, la donna comincerà a prestare servizio come contabile per Prudencio e sarà in tali circostanze che scoccherà la scintilla. Questa travagliata storia d'amore, ricca di segreti e di misteri, verrà ostacolata da Franziska Montenegro. Anticipazioni Il Segreto, puntate di novembre 2019. Lola e Prudencio sempre più vicini. Franziska lancia un avvertimento alla ragazza. Lola dimostrerà, come annunciano le anteprime, di avere non pochi segreti. Un giorno Prudencio la ritroverà tutta sola per strada, intenta a piangere disperatamente. La ragazza non vorrà dirgli che cosa è successo, ma sarà chiaro che si tratterà di qualcosa di molto molto grave. E dopo diversi tentennamenti, date le insistenti domande di lui, la giovane si vedrà costretta a vuotare il sacco. Affranta spiegherà di essersi lasciata con il suo futuro sposo, in quanto quest'ultimo si è innamorato di sua sorella, che presto sposerà. L'uomo purtroppo le ha chiesto addirittura di restituirgli una crocetta d'oro, simbolo del loro passato amore. Prudencio le consiglierà di tenerla lo stesso per sé e poi, come per magia, l'abbraccerà fortissimo. I due si avvicineranno così tanto da sfiorarsi le labbra. Il giorno seguente al lavoro proveranno a far finta di niente, a comportarsi normalmente. Ma sarà molto difficile. Lola racconterà a Marcela, che la ritroverà improvvisamente felice e rasserenata, di sentire le farfalle nello stomaco ogni volta che l'Ortega le sta accanto. Da parte sua anche Prudencio avrà qualcosa da confessare a Matias. Nei giorni successivi il loro rapporto tenterà di estendersi e Lola ne approfitterà per chiedere al fratello di Saul notizie sulla tanto temuta Franziska Montenegro. Prudencio le consiglierà di non provocarla, di stare alla larga da lei. Successivamente Lola si recherà alla casona per consegnare alcuni documenti alla signora, che la accoglierà con molta freddezza. E non solo. Avendo intuito un certo feeling tra lei e il suo capo, le consiglierà di non innamorarsi di lui. Certo, può sedurlo, ma non perderci la testa. Lola poi scoprirà che il suo datore ha prestato dei soldi ad Isaac, nonostante il ragazzo sia in gravi condizioni economiche e che non ha alcuna garanzia da offrirgli. L'Ortega affermerà di averlo fatto solo in segno di amicizia, valore che per lui conta molto più del denaro.
Lola resterà molto colpita dalla sua dolcezza e quando poi si imbatterà nuovamente in Marcela, non esiterà a lodare le qualità del suo capo. La locandiera la spingerà a seguire il suo cuore, ma Lola diventerà improvvisamente triste e le farà capire che c'è un abisso che li separa. Anticipazione il segreto, puntate di novembre 2019. Lola e Prudenzio si baciano e poi finiscono a letto insieme. Prudenzio e Lola, come vedremo presto, faranno veramente fatica a nascondere i sentimenti evidenti che provano l'uno per l'altra. Il loro non sarà più soltanto un rapporto di lavoro, ma qualcosa di molto, molto di più. Il ragazzo incontrerà Mattias, che lo incoraggerà a dichiararsi. Il giovane però spiegherà di non sentirsela, in quanto sono troppi i dubbi che ha su di lei, e specificherà che lo farà solo quando si sentirà veramente pronto. Per Julieta ha sofferto veramente tanto. Non vuole che la storia si ripeta. Mattias però gli farà notare che comportandosi così potrebbe perderla per sempre. Forse la vita gli sta dando una seconda chance. Conviene sfruttarla. L'Ortega poi, quando la incontrerà, riterrà giusto darle la sua prima paga, ma la giovane affermerà che a causa del debito, che non ha ancora estinto, non può accettarla. A un tratto i due si guarderanno intensamente negli occhi e finiranno per scambiarsi un bacio molto appassionato. Ci renderemo conto che sarà ben voluto da entrambi. Era tutto quello che desideravano da giorni. I due poi si lasceranno andare addirittura alla passione e dopo essere stati a letto insieme si diletteranno a ricordare il loro primo incontro. Lola sarà felicissima, ma nel contempo, nella sua mente, riecheggeranno gli avvertimenti di Franziska. Ma siamo sicuri che riuscirà per davvero a stare alla larga dal ragazzo? Anticipazione il segreto, puntate di novembre 2019. Maurizio farà la spia? Una sera Lola si recherà presso la locanda di Castagneda e qui Marcela si accorgerà che qualcosa deve essere successo alla sua amica. Lola, dopo qualche resistenza, ammetterà di essersi innamorata di Prudenzio, ma nel contempo di nutrire non pochi dubbi su questa nuova love story. L'Ortega nel frattempo sarà in compagnia di Mattias, il quale gli chiederà di portare pazienza con il prestito di Isaac, in quanto il ragazzo è un gran lavoratore ed è certo che provvederà a saldarlo nel più breve tempo possibile. Il giovane in verità apparirà molto distratto, quasi non più interessato dagli affari, e il locandiere capirà che ciò sta accadendo a causa di Lola. Ebbene sì, il fratello di Saul confermerà di provare dei sentimenti per la fanciulla e aggiungerà di aver vissuto con lei dei momenti molto speciali ed intensi. Una sera Maurizio si presenterà in cantina per bere qualche bicchiere di vino e affogare così i suoi dispiaceri. Osservando i comportamenti di Lola e di Prudenzio, si accorgerà che tra loro è in corso qualcosa. E ci chiediamo, riferirà il tutto a Franziska? Quest'ultimo, di quali terribili e feroci macchinazioni si servirà per ostacolare il loro amore? Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.